Eccomi qui con un nuovo tutorial super vampy, super rosso e che a me piace da impazzire, e mi sono ispirata a uno degli ultimi video che Kim Kardashian West ha inserito nel suo canale YouTube per far vedere i nuovi prodotti della sua linea beauty che sono usciti, insomma, o stanno uscendo. E visto che ho alcuni prodotti nuovi da mostrarvi, alcuni del Cosmoprof, alcuni no, e soprattutto visto che mi è arrivata questa palette della eMagic che io ho acquistato su AliExpress, vi lascio il link qui sotto, ma la trovate anche su Amazon, e l'ho scoperta grazie a Giulia Cova. Guardavo un suo video, lei insomma stava nominando dei prodotti super low cost e super validi, e ha nominato anche questa palette. Inutile dirvi che mi è piaciuta un sacco e quindi ho deciso di prenderla per provarla. E ci sono dei colori meravigliosi, io ne ho usati un paio, però vi farò altri tutorial. Costa meno di 10 euro e mi piace moltissimo la pigmentazione. Mi è arrivata ieri, oggi subito l'ho messa alla prova. E poi ho usato un prodotto di Kat Von D che non vi avevo mai mostrato, insomma, varie cose, alcune che avete già visto, altre no, un ombretto di NYX, insomma, un po' di novità. E soprattutto, insomma, ho ricreato questo look e l'ho ottenuto mediamente low cost. Alcuni prodotti costano un pochino di più, altri comunque sono veramente low cost, quindi ci sta. E insomma, lo possono ricreare tutte quante. Se voi non avete, tipo, che ne so, il rossetto di Cookie Cosmetics, sicuramente ne trovate uno da Essence di questo colore qui, o che ne so, Maybelline, Deborah, insomma, tantissimi brand hanno proposto colori del genere, quindi è facilissimo recuperarli. Non aggiungo altro se non lasciatemi un like, un commento, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social, Instagram, Twitter, 21 Buttons, con questo nome qui oppure con i link che trovate qui sotto nell'info box. Io vi saluto e vi lascio il tutorial. Buona visione! Ok, la mia faccia non è proprio quella di Kim Kardashian. Inizio quindi con un primer e questa volta applico il Vio Primer mattificante di Neve Cosmetics. Passo subito agli occhi e successivamente andrò a completare il viso, e inizio provando per la prima volta uno dei nuovi prodotti di NYX che io ho acquistato al Cosmoprof. Si tratta del Glaze e Confused, questo ombretto glossy in crema che io ho nella tonalità Bad Blood, e dovrebbe risultare più o meno così, e con un pennello piatto lo vado ad applicare sulla palpebra mobile. Ne prendo pochissimo perché appunto mi serve come base. Ok, dalla mia nuovissima palette eMagic che ho acquistato su AliExpress vado a scegliere Drama, che è questo qui, bellissimo e totalmente matte, e lo vado ad applicare sopra l'ombretto in crema che ho appena steso. Okay.
get my sin on your skin, no. X marks the spot, my Scelgo ora un pennello da sfumatura, anche questo preso su AliExpress, e vado a sfumare i bordi. Per dare un tocco appena più violaceo vado a scegliere questo ombretto di Kiko, il numero 62 della linea High Pigment, e lo vado a tamponare e sfumare sopra quello che ho appena applicato. Ok, posso passare al viso, perché poi andrò a fare la parte di palpebra inferiore. Inizio con il fondotinta, ho già applicato il primer, anche questo è di Neve Cosmetics, lo Star System, che io ho nella tonalità Light Neutral. Avevo fatto un video, vi avevo registrato la review, ma poi l'ho riapplicato e le cose sono un po' cambiate. Se vi interessa ancora vi dico la mia. Ad ogni modo, lo vedete applicato adesso. Vado ad applicare ora il correttore arancio nella zona delle occhiaie, questo qui è di Cookie Cosmetics della linea Be Bright e si chiama Peach. Dopo averlo sfumato mi faccio aiutare dal correttore Concealer Defined di Make Up Revolution per illuminare e coprire il correttore pesca e anche illuminare un po' di zone del viso. Questo è nella tonalità C3. Visto che ci sono, vado a fare un po' di contouring in crema con un altro correttore della linea nella tonalità C15, come vedete, insomma, è bello scuro, e lo vado ad applicare dove poi andrò ad applicare la terra. Ok, purtroppo la mia pelle è quello che è e preferisco non insistere troppo con il fondotinta, altrimenti diventa davvero pastoso e importabile. Vado a fissare il tutto con una cipria trasparente, questa qui è di Bronx e come vedete è della linea Uomo, però insomma è una cipria trasparente quindi va bene per tutti, e la applico nelle zone dove ho più bisogno. Just got a little spice. You can never come between me and mine. Cause when I'm really good, I might switch sides. There ain't no telling how I'm not. Ok,
Passiamo alla rima inferiore e inizio applicando Basket Case, ovvero l'Anti-Precision Eyeliner che Kat Von D ha fatto in collaborazione a Billie Jo Armstrong dei Green Day. Non potevo assolutamente non prenderlo, eccolo qua. E qui ci sono le firme, Kat Von D e Billie Jo. È praticamente un matitone ideale per la zona sotto gli occhi, la rima interna, insomma per il trucco punk. E come vedete è bello cicciotto e anche il matitone vero e proprio è tutto firmato e dietro c'è anche il temperino. E lo vado ad applicare nella rima inferiore e vicino alle ciglia. Non ne applico troppo perché comunque poi lo vado a sfumare. Riscelgo ora la palette che ho usato per la palpebra superiore e vado a scegliere Prowl, quindi il nero, e lo vado ad applicare nella palpebra inferiore, quindi dove ho applicato il matitone. Lo applico e lo sfumo con uno dei nuovi pennelli di Essence che si chiama Smudging Brush. Sempre dalla palette, per sfumare e addolcire un pochino il nero, vado a scegliere Profesh, quindi questo, e con un pennello da sfumatura lo vado a passare vicino alle ciglia inferiori, sui bordi del nero. Mascara e io applico il Total Temptation di Maybelline. Torniamo al viso e vado a scolpire e scaldare ulteriormente il viso con la terra di Sephora che si chiama Sandisk. Come blush vado a scegliere la cialdina centrale che ha un color pesca. Passo adesso all'illuminante e volevo assolutamente farvi vedere questa palettina che mi è stata inviata da Exposed Cosmetics. È una palette con tre illuminanti e sono fotonici e io scelgo quello al centro che è sul lilla. E lo applico anche nell'angolo interno.
sopracciglia e anche questa volta uso la Brow Pomade di Moolak nella tonalità 4 Universal Deep Brown. Nella parte sotto il sopracciglio, per fissare il correttore che ho usato per definire bene il sopracciglio, vado a scegliere Classic, che è il colore più chiaro e naturale della palette, e lo sfumo un pochino in modo da illuminare, diciamo, o comunque da fissare e sfumare un po' la zona. Termino con le labbra e inizio applicando la matita Bad Boy di Nabla. Applico poi il rossetto matte lipstick di Cookie Cosmetic nella tonalità Spiced Wine, quindi super scuro. E voilà, il trucco è terminato, neanche a dirlo, mi piace moltissimo, è proprio un trucco che sento molto mio e che mi piace moltissimo indossare, e grazie Kim Kardashian per la buona idea, e insomma è capitato giusto con i nuovi prodotti. E niente, spero sia piaciuto anche a voi, ditemi se lo ricreate e se a voi piacciono questi tipi di trucco un po' edgy, un po' vampy più che vamp, e con queste tonalità anche tono su tono occhi e labbra. E lei aveva il rossetto lucido perché poi le hanno applicato un gloss, però a me non piace moltissimo e quindi ho preferito tenerlo semi matte, non è proprio matte. E niente, io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!